Vuoi far parte della meeting room? Non sai cos'è? Uno spazio unico dedicato a tutti i miei fan, una linea diretta come quella che trovate all'interno degli spazi radiofonici, quando vengono mandati gli audio WhatsApp e vengono selezionati i migliori da mandare in diretta. In ogni episodio ci saranno tre messaggi e selezionerò i tre migliori messaggi audio che mi invierete con consigli, critiche, suggerimenti. Naturalmente, come è possibile farlo? Dovete seguirmi all'interno del mio profilo Instagram Mario_Pquadro e followarmi, inviarmi in direct questo messaggio audio della durata non superiore ai 20 secondi. Avete Telegram? Volete seguirmi su Telegram? Volete inviarmi questo audio lì? Nessun problema, inoltrate l'audio all'interno della chat che trovate appunto nel link in descrizione sotto il video. Ed ecco i protagonisti della meeting room di oggi. Ciao Mario, ti volevo consigliare tre giocatori per la carriera del Cagliari, cioè due attaccanti e un CDC. Il CDC è Eitim, che gioca nell'Ajax ed è grandioso, e poi mentre i due attaccanti sono Martinelli dell'Arsenal e Leao che gioca nel Milan. Comunque ti volevo dire che sei un grande, continua così. Complimenti per la carriera del Cagliari con una rosa veramente strutturata bene. E ti consiglio due centrocampisti, Gravenberch e Schapalenko, e un terzino che può essere sia a sinistra sia a destra. Ciao Mario, per la tua carriera con il Cagliari, che mi sta piacendo molto, ti consiglio di provare anche Caramo a sinistra, che con una mia carriera ha fatto veramente benissimo, perché lui è a destra e può entrare e tirare a giro. Sei un grande. Ed eccoci qua, bentornati a tutti ragazzi. Dopo un pochino di tempo sono qui con la puntata numero 31 della carriera allenatore con il Cagliari, insieme a Vicente Galeano, che sì ragazzi ha fatto 8 reti e soltanto due di voi hanno indovinato. Bravissimi anche a tutti gli altri che hanno provato a partecipare. Come al solito guardate l'episodio dall'inizio alla fine, perché ci saranno altri contest per indovinare e scrivere qui sotto nei commenti. Naturalmente ancora 500 like per vedere questa bella puntata e proseguire nella grandissima avventura di questo Cagliari all'interno della competizione numero 1, la Champions League. Eccola qui, questa è la rosa prontissima per andare a simulare la partita contro il Toro, con Dala, Cutrone e Chalov là in attacco. Che terzetto ragazzi! Simulazione in partenza, la sfida è al 13 febbraio 2022 tra Torino e Cagliari, e la vittoria è sì di 3 reti a 0, Torino 0, Cagliari 3, con il gol di Chalov e la doppietta di Cutrone. Ancora una volta però con il modulo diverso, ancora una volta vi stavo dicendo ci sarà una simulazione ed è bello farvi vedere la rosa. Ho notato con piacere che molti di voi mi dicono: caspita però che figata, adesso mi stai mettendo sempre la rosa, vedo quanto salgono, vedo come utilizzi i giocatori, come li metti in campo. Io continuo a cambiare, simulo, provo, testo, perché sono fatto così io. E comunque, doppietta per l'ennesima volta di Patrick Cutrone. Quanti gol che sta facendo! Siamo qui nella conferenza stampa! Si affrontano Cagliari e Borussia Dortmund. Abbiamo pescato proprio la squadra tedesca. Come pensi di preparare questa partita, considerando che Borussia Dortmund e il Cagliari si equivalgono sulla carta? Nessuno l'avrebbe mai detto. Eppure dobbiamo assolutamente fare attenzione, perché il Borussia è davvero molto forte. Non ha più Haaland, che è stato venduto, ma ha tanti giocatori importanti in questo 2022. Avete vinto nettamente l'ultima partita? Crede che questo influirà sul morale della squadra Borussia Dortmund? Beh, che dire ragazzi, onestamente io il morale non lo prendo così tanto in considerazione, anche perché parliamo di una sfida di Champions, è sempre una roulette russa, questa è la mia idea. La sua squadra è un ottimo momento, è in un ottimo momento, crede che riuscirete a confermarvi sugli stessi livelli che ci sono stati nelle scorse partite? Beh ragazzi, noi possiamo fare sempre di meglio, questa è la mia comunicazione più importante, e ora si scende in campo. Ed eccoci qua la Sardegna Arena con questa pioggia per affrontare il Borussia Cagliari contro Borussia Dortmund. È sempre bello sentire questo inno, eccoli qua i protagonisti del muro giallo, con Sancho numero uno tra i protagonisti della squadra Borussia Dortmund. C'è anche Bartra che qua è rimasto al Borussia, e naturalmente ci sono anche dei talentini, mica male. Beh ragazzi, c'è il capitano, c'è Hummels.
e in ogni caso abbiamo anche i nostri giocatori. Eccoli qui con Vicente Galeano, Chalov 007 Chalov, c'è anche Dala e Patrick Cutrone. Ve lo ricordate? Sì, sì, proprio lui, l'uomo delle doppiette. Sale Bustos, c'è il cross in mezzo, viene spazzata da il nostro nuovo difensore centrale, sto parlando di Cher. E allora c'è a questo punto Barella, Barella, attenzione, potrebbe essere l'ex a farci davvero male, perché Barella l'abbiamo venduto precedentemente dopo il rientro dall'Inter al Borussia Dortmund. Grande talento Barella, potrebbe anche tornare, chissà. Ma comunque Cragno, che numero uno. Carrasco, che è ritornato in Europa proprio al Borussia Dortmund. Brandt, che parata quella di Cragno, che volo per lui, ragazzi, sempre più protagonista. Riguardiamo qui il replay con il tiro di Brandt, e qua ragazzi è un uomo ragno tutto nuovo 2.0. Nandez sale con il pallone, Nandez protagonista del Cagliari, Nandez si avvicina all'area di rigore, si trova dentro l'area di rigore, cerca di trovare il passaggio, non ci arriva. Allora siamo al 90° minuto di gioco, non è finita qua, una sfida sempre ad armi pari. Allora a questo punto Malinowski la calcia in mezzo dopo questo tiro dalla bandierina, c'è Patrick Cutrone, finta per lui, Patrick Cutrone cerca di far salire tutti gli altri giocatori, c'è Gelson Dala, il tiro di Dala, non ci credo, al 92esimo la rete di Gelson Dala che porta in vantaggio il Cagliari, non è mai finita, fino al fischio finale, ed è incredibile, un Cagliari strepitoso che si fa vedere con la grandissima finta di Patrick Cutrone, cambio di gioco, cambio la direzione, il tiro di Gelson Dala, benissimo, ed eccolo qui il fischio finale dopo 3 minuti e mezzo di recupero. Termina qui il match con la rete di Dala, c'è il vantaggio del Cagliari in casa per una rete a 0. Tutto si gioca nel ritorno. Sì, vabbè, ma allora facciamo le stesse simulazioni. Cagliari contro Roma il sabato 26 febbraio. Qua, colpo di scena. Perdiamo perché segna Scherma, c'è Mucchiele e Gonalons che segnano le due reti dove la Roma batte il Cagliari per 2-1. E allora a questo punto facciamo anche questa simulazione contro la Roma, partita di ritorno. Andiamo a mettere una rosa che ci permette di fare anche del turnover, perché dopo la Roma dobbiamo affrontare l'Inter, partita importantissima per quanto riguarda il campionato. Già abbiamo perso contro la Roma, simulazione in campionato che proprio non ci voleva questa sconfitta. A questo punto possiamo anche giocarci il campionato con quella sconfitta, perché la Juve non perde mai un match. Quindi a questo punto io direi possiamo giocare con le riserve, però ragazzi in campionato no. Quindi Vandevoort gioca al posto di Cragno, anche se Cragno davvero ragazzi è proprio un fenomeno, proprio un protagonista, soprattutto nello scorso match. Quindi andiamo a questo punto a simulare questa partita di Coppa Italia, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno in finale. Siamo al 2 marzo 2022. Dai che sono davvero super curioso, e c'è il pareggio con la rete di Dala di Fernandez. Dai che arriviamo in finale, spettacolo raga. Eh sì, ve l'avevo annunciata, attesa per la sfida tra Inter e Cagliari. Eccolo qua il capitano, sto parlando di Nandez, questa volta che scende in campo al posto di Nainggolan. Sempre piove in Sardegna, piove sempre. La sfida è quella tra Cagliari e i nerazzurri. Caramo con il pallone, il passaggio arriva a Bassoni, molto avanzato Bassoni, Malinowski per Nandez pronto al tiro, Nandez, ma c'è sempre Handanovic. È sempre una sfida tra i due, se vi ricorderete appunto negli scorsi episodi ci sono stati diversi match e diversi tiri di Nandez sempre parati da Handanovic. Sale Chalov, 007 Chalov, vedo il varco, lo vedo perché c'è lì, prontissimo Cutrone, tira il volo Cutrone, al 39esimo poteva accadere ciò che tutti i tifosi rosso-blu volevano vedere, ovvero una rete al volo da parte di Cutrone. Non c'è, peccato. Lukaku e il passaggio è per Mateta. Allora a questo punto c'è ancora lui con il numero 14, ancora Mateta per il suo tiro, e la rete al 45esimo. Una bomba, cioè davvero una bomba. Il pallone è ritornato fuori dall'area piccola, dell'area di rigore,
Mateta, che magari si chiama Mateta, però io lo chiamo Mateta, mi piace chiamarlo Mateta. E c'è il vantaggio dell'Inter. Lukaku, sale Lukaku, pericoloso Lukaku. Allora a questo punto c'è il tiro di Politano. Che parata ha fatto? Che parata? E il palo, ragazzi, è un fenomeno. È un fenomeno. Abbiamo un fenomeno lì in porta. Cragno, il nuovo fenomeno per le vostre carriere allenatore. Dovete prenderlo tutti. Dovete comprarlo tutti come portiere. Però, che contropiede, attenzione, contropiede del Cagliari. Non demordo, con lui. No, vabbè, ragazzi, cioè, riguardatevi tutta questa azione, ma mettetela al rallentatore perché davvero, cioè, dopo aver beccato il palo, la parata pazzesca di Cragno, un contropiede da Manu Ale. Questo è il mio Cagliari, questa è una squadra fortissima, ragazzi, fortissima. Soprattutto Cutrone qua davanti è devastante, sta crescendo all'inverosimile. E c'è la rete di Patrick Cutrone! Patrick Cutrone! Azione importante, ancora quella per Mateta che va a passare il pallone a Perisic, ritornato dal Bayern Monaco. Perisic ancora lui, passaggio per Mateta, ancora Perisic, sempre l'Inter, pericoloso, ma c'è sempre Cragno! Una sicurezza là dietro! Sale Malinowski, passaggio per Vicente Galeano, non ci arriva, allora ancora l'Inter. Cerca di avanzare con Mateta, ma ragazzi è fortissimo sto Mateta. Allora Correa sulla fascia di destra, si avvicina dentro nell'area di rigore, il cross viene spazzato, attenzione, ma stavo dicendo viene spazzato, attenzione al nulla perché Bryan Fernandes, pagato 107 milioni di euro con la numero 7, ragazzi, Bryan Fernandes pagato 107 milioni di euro. Ragazzi, 107 milioni di euro. Io sono davvero. Boh, sono senza parole. Senza parole. Vabbè, comunque c'è la rete dell'Inter. Peccato, peccato davvero. Boh, vabbè, bella rete al volo, per carità. Però, Caramo, attenzione, Caramo, c'è il passaggio per Galeano. Galeano, ancora lui, Galeano. Finta per lui, Galeano, il tiro di Galeano. De che entra in porta, de che entra in porta. No, dai, vabbè, l'ha salvata. L'ha salvata, ragazzi, l'ha salvata, non c'è niente da fare. L'ha salvata! L'ha salvata, incredibile. Lazzaro, 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 Lazzaro. Calcio d'angolo c'è Andrea Conti, cerchiamo di prenderla di testa, ma che cos'è questa cosa? Ancora Patrick Cutrone, cerchiamo il pareggio perché altrimenti qua il campionato se ne va. Il campionato se ne va, ma abbiamo ancora la Champions League e la Coppa Italia. Agu. Passaggio per Galeano, Galeano perde il pallone per Gagliardini, allora c'è Beretta con la numero 10 per Fernandes, ancora Beretta, Beretta trova qualcuno e termina qui, l'Inter vince dopo la vittoria della Roma nella scorsa partita di Serie A e la vittoria dell'Inter, ci si è giocato il campionato. È un peccato però ragazzi, quando siamo a livello Ultimate la storia è questa qui, dobbiamo assolutamente vincere contro il Borussia Dortmund. E c'è la partita contro il Genoa il 12 di marzo, questa volta però la simuliamo e vediamo che cosa accade. E accade che si vince 3-0, quasi quasi è più facile simulare. Galeano, Caramo e Cutrone siglano le tre reti contro il Genoa. Eccolo lì, il muro giallo! Ho già paura, ragazzi, ho già paura perché qui dobbiamo affrontare il Borussia e passare in questo turno di Champions League. Caramo, bellissimo il passaggio, un arcobaleno per Barò. Barò ritorna in campo, Barò ritorna in campo, Barò e lo fa la protagonista! Paco Alcácer, bellissimo passaggio filtrante per Carrasco. Carrasco in area di rigore, cerca di trovare ancora Alcácer per Weigl, paratona da parte di Cragno. Ragazzi, l'uomo ragno c'è. Wan-Bissaka, c'è il terzino destro che è davvero un fenomeno, ragazzi, questo è veramente forte. Cerca di fare una finta, ma stavo dicendo, ma ce la fa il Cagliari a stopparlo, e invece no, ancora Wan-Bissaka, Wan-Bissaka, ancora lui, e tiene ancora il pallone il Borussia Dortmund per Brandt, attenzione, che parata, questa era un'azione devastante ragazzi, un'azione devastante, ma ce l'ha fatta ancora una volta con i piedi, Cragno, sale Andrea Conti sulla fascia di destra, è lui quando corre non lo ferma più nessuno, Andrea Conti, passaggio centrale per Cutrone. Questo però è fuori gioco. Peccato, peccato, davvero peccato. Poteva esserci il passaggio per Nandez, il mio era quello come obiettivo, invece è andata là dietro. Rimessa laterale, c'è ancora Andrea Conti. Il passaggio per Barò che si sta mostrando davvero invincibile contro questo Borussia Dortmund.
E tra l'altro l'adattamento di Caramò è davvero importante qui a centrocampo. Vedo un'azione bellissima! Colpo da biliardo! Colpo da biliardo! Sto parlando di Gelson Dalla! Gelson Dalla! Gelson Dalla! Ragazzi, lui è veramente una sorpresa, perché stiamo parlando di un 78 che gioca come un 88. È veramente pazzesco, è veramente pazzesco. Lui sì che è un bagatone. Ragazzi, dovete comprarlo tutti, tutti. Cutrone a questo punto, ancora Cagliari con Hernandez, salgono tutti, sale anche Cutrone, passaggio per Caramò. Caramò, attenzione, Caramò, bellissima la sua finta, il passaggio centrale per Barò, il tiro di Barò! Ragazzi, dobbiamo trovare un soprannome anche per lui. Dobbiamo trovare un soprannome anche per lui, perché vi stanno gasando tantissimi i soprannomi che sto dando. Tra l'altro, oggi subito Spider-Man Cranio, ragazzi, assolutamente Spider-Man Cranio, l'uomo ragno, ragazzi, davvero fenomeno lì in porta. E poi 007 Chalov, ragazzi, troviamo un soprannome per lui, troviamo un soprannome per il nostro Romario Barò. Barella per Brandt, e a questo punto c'è Bamin, però Caramò riprende questo pallone. Allora a questo punto c'è il tiro, una spazzata, una cosa così a caso, giusto per terminare questo match che a livello ultimate sto vincendo 3-0, non mi sembra vero dopo aver perso questa partita con l'Inter. E allora Brandt, termina qui il match, c'è la vittoria del Cagliari, sommando tutte le reti si parla di 4-0. Cagliari determinatissimo in Champions League, felicissimo di proseguire questa avventura, davvero magnifica. Ed eccoli qui i risultati, c'è il Liverpool che massacra il Milan con un totale di 6-1 nelle due partite, noi che massacriamo il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid che a sua volta massacra il Manchester United e il Lione che vince ai rigori 4-3 con l'Inter. Quindi possiamo beccare Lione, Atletico Madrid oppure Liverpool nei quarti di finale di Champions League. Un'avventura che nessuno poteva immaginare dopo la prima partecipazione di questo Cagliari alla Champions League del 2022. E c'è la partita contro l'Atalanta. Andiamo a questo punto a vedere come finisce. Sì, finisce con 3-1. E sono proprio loro, quei tre là davanti. Rete di Chalov, Dala e Capone. Sì, Capone e Cutrone. Sì, 3-1. E prima di affrontare il Piemonte Calcio, ovvero la Juventus, andiamo a vedere la classifica. Lo so, non ci cambierebbe molto perché abbiamo 72 punti. Insomma, cambierebbe perché il Milan potrebbe superarci dopo una sconfitta. Però, ragazzi, che goduria sarebbe affrontare la Juventus e vincere questo match. Lo so, arriveremmo a 75, loro sono sempre con 4 punti in più di noi. Però è una sfida che dobbiamo assolutamente fare, anche per l'orgoglio di questo Cagliari. Naturalmente, ancora secondo in classifica. Lo so, ragazzi, vi avevo fatto una richiesta prima del termine della partita contro il Borussia ed era questo. Che soprannome dare a Romario Barò, giocatore che è arrivato nella prima stagione e davvero è diventato fondamentale per questa bellissima squadra. Scrivetemi qui sotto il soprannome che vorreste dare a Barò, sono davvero curioso di scoprirlo. Naturalmente io vi aspetto nella prossima puntata a 500 like per vedere la puntata numero 32 e naturalmente vi farò scoprire il soprannome più carino che ho scelto per Barò, suggerito naturalmente da voi. Io vi aspetto alla prossima, ragazzi, anche con tanti messaggi nel mio profilo Instagram Mario_PQuadro per la Meeting Room. Ciao!